Buonasera, benvenuti alla Casa Italiana Zrilli Marimoda, alla New York University. Thank you for being here. Welcome to Casa Italiana. It's a pleasure to welcome you back for the second day, third day actually, because we started on Sunday with this marathon dedicated to Italian cinema and literature. As you know, this is part of a series of events that we entitled Words on Screen, New Italian Literature into Film. Uh, the event was made possible by the Ministry for Economic Development, together with AE, that is the Association of the Italian Publishers, and Anica, that is the Association of the Italian film producers. So film producers and publishers got together to present these products that are the result of the collaboration between literature and cinema. As a second day we begin with the presentation of a book and the film uh, that are by the title both c'è libro che il film um, lo stesso titolo, no? No. La generazione is the title of the book and the title of the film is Tutti santi giorni. We will not see right now the whole film that is going to be presented at Open Roads, the Italian Film Festival at Lincoln Center. Actually, it's the film that is going to open Open Roads. So it's a great privilege for for the film and it's a very good choice. And I compliment Antonio Monda and, and his co-curator for this decision. So it's gonna be this coming Thursday at six thirty at Lincoln Center, and then again on Tuesday, I think the following Tuesday. So if you want to see the whole film, get on the website of Lincoln Center and get your ticket now because they're selling very, very fast and some of the screenings are already sold out. Today we're going to have the discussion. We have the fortune to have here with us uh, the producer of the film, Cecilia Valmarana, and the writer of the book, Simone Lenzi. And to discuss with them about the book and the film, we have Antonio Monda, professor of uh, cinema here at the Tisch School of the Arts and author both of fiction and of essays. So please, welcome the three of them to our stage. Buonasera e bentornati. Come ieri parleremo italiano, salvo contro e poi abbiamo molto lentamente. Abbiamo una valente interprete che tradurrà quanto diciamo. Bentornati. Allora, come diceva Stefano Albertini, che ringrazio. Il film eh, aprirà Open Roads in un paio di giorni al Center, vi aspettiamo tutti. Eh, prima di iniziare voglio ripetere i ringraziamenti, innanzitutto ovviamente ai padroni di casa, la Casa Italiana <coughs> e il direttore Stefano Albertini, il Ministero per lo Sviluppo, sviluppo Economico, chiedo scusa, l'ANICA, l'AIE e tutte le persone che sono intervenute, eh, la delegazione dalla quale fanno parte appunto Simone Lenzi e Cecilia Valmarana. Simone, già che è stato citato il titolo che è Differente, la generazione diventa tutti i Santi Giorni, partiamo da, da, da questa scelta? È una cosa alla quale hai colla collaborato anche in questo? Uh, beh sì, io ho collaborato con, um, con Paolo e Francesco per la uh, sceneggiatura del film, Paolo Virzini e Francesco Bruni, <ride> alla, alla sceneggiatura del film che... In realtà non voleva essere un, uh, come dire, la, un, la trasposizione cinematografica di, di un romanzo, ma una cosa un po' diversa. Cioè noi siamo partiti dal, dal romanzo eh, per poi fare una cosa anche eh, che avesse un suo sviluppo. Tutto sommato autonomo e, e quindi anche per questo, alla fine eh, Paolo Virzi ha deciso di dare al film eh, un altro titolo, anche perché eh, la generazione poteva eh, forse. Ricordare, mh, poteva forse significare un po' troppo, mh, come dire, alludere a un, un qualcosa di generazionale. Mentre anche invece. Era il film di Labate, no? esatto. che aveva un titolo simile, sì. la, la mia generazione. Mentre qui il primo significato di generazione era inteso proprio come procreazione, cioè come l'atto del generare. Eh, Cecilia, bentornata. Eh, ieri giustamente hai sottolineato l'importanza che ha il servizio pubblico. Cecilia è a Rai Cinema ed è responsabile della produzione di alcuni dei film più belli che sono stati realizzati ormai da quasi vent'anni, più o meno, no? Sì, da che c'è Rai da, Cinema? Da undici anni. Undici anni come Rai Cinema, sì, ma tu segui i film da molto tempo? Dall Dall'85. Dall'85, quindi insomma. Um, ci puoi dire, da, dal tuo punto di vista, come è nato questo progetto? In che fase siete intervenuti? Se si è arrivata una sceneggiatura già completa? Se conoscevi il libro? In questo caso è andato tutto a ritroso, cioè un film di Virzì non si rifiuta mai. Eh, e anche perché Paolo Virzia ha cominciato con la Rai e quindi, dopo due anni di latitanza con la concorrenza, è tornato a lavorare con noi. Eh, per un film che veniva considerato piccolo, nel senso che è un film senza attori, per me è un film bellissimo e, e non piccolo, cioè piccolo in quanto prezioso. Quindi eh, prima Virzi, poi la sceneggiatura, poi il, la lettura del libro anche per non venir eh, in qualche modo eh, contaminata e poi soprattutto alla fine la scoperta di Simone come cantante di Virginiana Miller. <ride> <ride> Simone, mi <coughs> chiedo scusa, eh, come hai visto cambiare il, il libro nell'adattamento cinematografico? Eh, beh, l'ho visto cambiare eh, totalmente, ma eh, sono stato che anche. Ieri molto... abbiamo parlato un pochino di tradimento su questo certo. palcoscenico. No, è assolutamente che... un tradimento, ma è un tradimento fortunato, nel senso, un tradimento che, che io ho avallato in ogni modo. Perché il, il romanzo: eh, come posso dire, non è un romanzo basato tanto sulla trama. La trama è estremamente semplice. Mi riferisco al romanzo, si racconta davvero in, in cinque parole. Insomma, una cosa. Vuoi raccontarla? Sì, è una cosa. Che lui fa il portiere di notte. È un portiere di notte che è sposato da, da, da qualche anno, cercano lui e la moglie di avere. Dei, un bambino senza successo, e quindi insomma, alla fine ricorrono alla procreazione assistita. Ehm, quello che mi interessava di una storia del genere era provare a raccontarla dal punto di vista maschile perché mh, mi sembrava un soggetto che non era stato ancora esplorato da quel punto di vista. Ehm, e quindi ero partito, io come, insomma, co come eh, narratore, ero partito da quest'idea. E poi invece quando Paolo mi chiamò per dirmi che, che aveva intenzione di, di farne un film o comunque di partire da questo romanzo per farne un film, insomma mi sono chiesto co come, come potesse farlo, eh, anche perché è un libro popolato soprattutto anche dalle letture di questo portiere di notte che appunto ha due grossi problemi. Il primo è quello di non aver bambini e il secondo è quello di rimanere sveglio fino al mattino dopo. Eh, quando si pensa al portiere di notte si immagina sempre una vita avventurosa, le cose che chissà cosa succede di notte. Ecco, in realtà di notte in un albergo non succede quasi mai niente. Quindi, cioè, il suo vero problema è quello di arrivare sveglio eh, fino al mattino. D'altra parte, però, lui ha scelto di fare quel lavoro perché ama leggere e quindi da questo punto di vista è il lavoro ideale. Va a finire che in qualche modo insomma il problema di non aver figli. Non eh, la che alla fine del film racconto. No, eh, no, solo... no, e le sue letture alla fine diventano, diventano un po' la stessa cosa. Eh, nel senso che inizia a leggersi tutta quella letteratura anche antica su, 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 appunto sul problema della generazione, eccetera. Ora so che quando racconto la trama così qualcuno pensa, this must be a real drag, you know, un libro <ride> noioso, ma in realtà non lo è, è abbastanza divertente. È una commedia, malinconica in molti aspetti, ma è una commedia, <ride> no? possiamo dire? Sì, ci siamo un po' liberati da alcuni aspetti del de, de romanzo e abbiamo eh, nella, nella sceneggiatura, mh, Paolo Virzia ha sviluppato soprattutto invece anche la, la figura femminile, che ha quindi dato modo anche alla trama di avere poi uno sviluppo, di avere uno sviluppo diverso. Il, il romanzo finisce a un certo punto, il film invece va avanti e dopo succede qualcos'altro. Cecilia, prima tu giustamente hai detto un film di Virzi o di un autore eh, stimato, apprezzato come Paolo Virzi, non si rifiuta, eh, ma ti è capitato di, di ricevere dei copioni da una teoria importante che proprio non funzionava e eventualmente come ti sei con... Non farmi i nomi, come ci si comporta in questi, in questi casi? Con imbarazzo, con fatica, delle volte con, ti viene la febbre per non andare in ufficio e non doverglielo dire, ma delle volte è un grandissima soddisfazione perché avendo rifiutato un film, il film successivo è un successo. E viene più bello, generalmente. Sì, mi è capitato con poi... un, un film che è stato molto premiato a Berlino. Vabbè, non, non facciamo nomi. <ride> eh... però sulla prossima domanda i nomi ti chiedo di farli perché non, non ci sarà motivo di imbarazzo, ti dico poi cos'è. Invece volevo dire un qualcosa su questo film che parla di un tema molto molto comune tra la, la generazione mia e la generazione precedente alla mia ed è, è un grande merito che non offende mai che ha un, eh, le persone che hanno avuto questi problemi o che hanno avuto difficoltà ad avere bambini si riconoscono nel film, si emozionano, si commuovono Uh, comunque sia finita la loro storia, c'è una grandissima empatia, un grandissimo rispetto da parte del film nei confronti di questo problema, e questo, secondo me, è un merito importante. Condivido assolutamente, mi permetto di, anche di estendere un po' il discorso, credo che sia proprio tipico dei film di Paloczi. Questo è il decimo film, pur essendo un cineasta giovane, no? è un uomo giovane, ha già fatto dieci film e ne sta girando mentre parliamo del motivo per cui non è presente. Eh, un undicesimo tratto da un romanzo americano di Stephen Abidon che lui ha riadattato eh, non so dove, ma nel nord Italia, La lo sai? Brianza. Nella Brianza, ecco Cecilia, sei produttrice anche di questo, immagino quindi lo sai bene. No, io ti voglio chiedere una cosa, ma mm, un po' scherzosamente, ti è capitato invece di aver rifiutato dei film che invece poi sono andati molto bene, e puoi dirci come andate e perché, poi ritorniamo a Stephen, o che sono venuti molto belli? Insomma. Beh sì, può sempre capitare, si sbaglia sempre, anzi è un bene sbagliare. Mi è dispiaciuto molto non fare un film di Manfredonia. Che... Quale film? Mar Santa Maradona? No? Eh, no, Manfredonia era quel film sul il gruppo di, di Matti. Eh, ah sì, sì, come no, l'abbiamo pure portato qua. Eh, si può fare, fare l'abbiamo portato delicato, due anni fa qui. Sì. Che francamente sul copione non, non ero non... stata in grado di capire. Questo beh, l'onore riconosce che... No, no, ah. beh, se... Cioè, se uno... Invece voglio chiedere a Simone, uh, ultimamente io ho letto una dichiarazione di Federico Fellini che diceva uh, di apprezzare i comici in assoluto, in particolare i clown, e il motivo è che li considera uh, dei benefattori dell'umanità, perché regalano un sorriso, un momento di, di buon umore, eccetera. Partendo da questa affermazione, che io peraltro condivido totalmente, Uh, ti chiedo se condividi il fatto che purtroppo in ogni forma es di espressione artistica, la letteratura che è il tuo campo, ma anche il cinema. La commedia è sempre vista come un genere mh, non all'altezza eh, di quanto è il dramma o la letteratura eh, di impegno civile e sociale. E così sei d'accordo e cosa ne pensi? Ma sì, sono fondamentalmente d'accordo. Um, se c'è una cosa che amo molto del, del cinema di, di Paolo Virzì, eh, è, è in realtà il fatto che io non credo che mh, Paolo Virzì si preoccupi mai di dover far ridere per forza eh, e forse proprio perché non ha questa preoccupazione eh, che poi in realtà eh, molto spesso ci riesce in un modo straordinario e credo ci riesca appunto perché non, non eh, credo che lui vada davvero oltre, oltre il genere, non è un regista di genere. Eh, in realtà quando provi a raccontare insomma, la vita, eh, credo che sia inevitabile che poi alla fine tu, tu ne veda tutti gli aspetti insomma voglio dire la vita di tutti è fatta di questo di, di, di momenti estremamente tragici eh, dentro i quali poi così per assurdo si, i quali per assurdo poi si rivoltano in, in, in cose altrettanto eh, di, divertenti se vuoi vista questa scena è deliziosa come raccontata tra i tanti talenti Valovizia è quello di dirigere magnificamente i suoi attori ebbene questa scena nel libro non c'è quindi vorrei chiedere eh, a Simone vado, no. a Sino, <ride> <ride> ecco, qual è stata la tua prima reazione quando l'hai vista sullo schermo o l'hai vista sulla sceneggiatura e come hai collaborato e come vedi che questa scena in qualche modo mm. eh, rappresenta la tua creazione originaria um, ma dunque credo che questa sia in realtà un ottimo esempio del, del, del tipo di, di lavoro che è stato fatto io credo che quello che rimane davvero uguale fra libro e, e, e film sia in qualche modo l'unità emozionale ehm, per esempio in questa scena u, uno dei temi secondo me più toccanti è anche l'involontaria crudeltà eh, no, di, 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 queste, di queste amiche che gli dicono ma insomma cosa aspettate perché non fate un bambino anche voi qual è il problema? C'è cioè, la casa piccola il lavoro che sono insomma quelle cose no, che chi è passato attraverso quell'esperienza eh, conosce benissimo: eh, l'amica che resta incinta, i, quelli che ti chiedono, ma si siete sposati, perché non fate un bambino, eccetera, eccetera. Um, nel libro ci sono situazioni analoghe, questo quest, quest quest elemento viene fuori um, e poi sul film è stato raccontato in questo modo, con questa scena. Uh, quindi non è esattamente la stessa narrazione, ma direi che, che le emozioni che stanno dietro a, a, ai personaggi, sia nel libro che nel, che nel film, alla fine in qualche modo sono le stesse. Cecilia, prima hai detto che dall'86 con Regimi eh, tu segui e produci il meglio del cinema italiano. Eh, Come hai visto cambiare dal punto di vista tuo, cioè produttivo? Il cinema negli ultimi, quanti sono? Quasi 30 anni. Si producono meno film, questo lo sappiamo, eh, ma lancio solo una cosa, poi ovviamente lascio parlare te. Eh, mi sembra eh, che la tendenza attuale sia privilegiare sempre di più commedie non così belle e intelligenti come quelle di Paolo, ma quelle che noi chiamiamo un po' i cinepanettoni o comunque un genere un pochino più. Più, più di pancia, insomma, un po' meno, un pochino meno raffinato. Ma rimaniamo sul generali come l'hai visto cambiare e, come, e dove vedi i rischi principali di questi cambiamenti? Uh, hard question. Come l'ho visto cambiare, eh, dunque c'è un, un impoverimento sia di risorse e che di formazione. Eh, Beh, che forse tanto... Dei registi intendiamo... Dei registi, sì. degli scrittori, cioè, eh, lavorando si impara e facendo meno si impara meno. Abbiamo delle ottim un ottimo gruppo di tecnici, sicuramente scenografia, costumi, soprattutto fotografia, montaggio, siamo molto avanti, siamo molto poveri come sceneggiatori, per probabilmente un sistema che affretta troppo eh, la messa in produzione dei film. Eh, Posso chiederti perché eh, questa, questa corsa appunto, ad affrettare? Perché è una cultura italiana dove, che è una cultura un po' assistenzialista tra Ministero e, e risorse pubbliche, il, fine, il film deve andare presto in produzione. Cioè, mentre un, qua in America, ma anche in altri paesi europei, una, un copione o un progetto ha una gestazione anche di anni. In Italia è tutto un po' abbreviato. Eh, vedo invece eh, come segno positivo un uh, miglioramento della classe dei produttori, stanno diventando sempre più aperti anche a delle relazioni internazionali e quindi si aprono un po' di più. Ho una grande invidia per la Francia che è riuscita a fare la commedia, ma la commedia diciamo uh, sociale e intelligente, come questa commedia di Paolo Virzì. Questo è un film che avresti potuto vedere in qualsiasi sì, paese europeo, soprattutto in Francia. Mentre da noi si privilegia, per quello che abbiamo detto ieri, un pochettino quello che è la desertificazione della sala cinematografica nelle città, si privilegia un prodotto di massa, eh, figlio un po' della televisione di massa e generalista nel senso più basso, e che appunto ha creato un pochettino di, di vuoto culturale cinematografico. Simone, un grande, grandissimo scrittore del, non possiamo più dire del secolo scorso, di due secoli fa, cioè dell'Ottocento, Vittor Hugo, ehm, in un romanzo importantissimo che peraltro è stato adattato sia sullo schermo sia eh, come cartone animato sullo schermo, cioè Notre Dame de Paris, racconta in un momento del romanzo, vede uno dei protagonisti che sale su una de, eh, sul, sulla cattedrale di Notre Dame e dice, forse l'avete sentita perché è un esempio che faccio spesso, se si sì, tuerà, se l'ha, che significa questo, ucciderà quello. Cosa intende? Eh, lui lo dice vedendo i bassorilievi e raccontava che i bassorilievi stavano uccidendo la tradizione orale. E poi rifletteva sul fatto che i libri stavano uccidendo i bassorilievi. Come a dire che eh, nell'evoluzione del linguaggio eh, c'è eh, un processo di cannibalismo, cioè ogni eh, forma uccide, mangia la precedente. Si può dire, eh, lo chiedo allo scrittore, che il linguaggio dell'immagine sta uccidendo la parola scritta, oppure il rapporto è diverso? Ma, sì, Scusate ehm, la lunga premessa. No, allora, la risposta è, secondo me è assolutamente sì. Eh, devo dire che il, il motivo per cui sono rimasto particolarmente stupito quando eh, Paolo Virzi mi ha telefonato per dirmi che voleva fare un, appunto, un film da, 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 dal mio libro è proprio questo, il fatto che io credo di aver scritto un romanzo di parola Fondamentalmente, non appunto un plot based, cioè non, 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 non tanto basato su una trama particolarmente eh, intricata e di per sé interessante. Posso dire personalmente che un, un, un mio insomma, motivo di, 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 di delusione, spesso insomma, nel, nella letteratura che mi è capitato di leggere negli ultimi 15 anni, è il fatto che. Insomma, leggi dei libri, leggi, leggi il romanzo e è come se tu sentissi una voce fra le, fra, fra le righe che ti dice Fa, fai di me un film, fai di me un film. Ecco, allora io credo che non bisogna scrivere, se vuoi scrivere un romanzo non devi voler scrivere una sceneggiatura, dovresti voler scrivere un romanzo che è una cosa, che è una cosa diversa. E credo poi che in realtà i romanzi siano un, un, un grande serbatoio, insomma per il cinema. Però appunto poi bisogna tradirli, come eh, giustamente eh, ha fatto Paolo con questo. Mi ha colpito, Cecilia, quello che hai appena detto riguardo uh, l'anello debole, o uno degli anelli deboli nella nostra catena di produzione cinematografica, l tu la individui negli sceneggiatori. Ehm, diresti lo stesso a livello narrativo, cioè tra gli scrittori ritieni che ci sia proprio una carenza di idee negative, di costruzione, conseguenti a questa carenza? E se è così, perché? Non un, sono un'attenta osservatrice del mondo letterario, però è un po' di tempo che non mi capita di leggere una buona... cioè, eh, in genere, un buon libro tira un altro, e quello che noi diciamo, credo che ne parlavamo ieri con, eh, con Polillo... Eh, che eh, c'è un po' di... manca un pochettino un buon libro italiano, perché quando c'è un buon libro italiano poi ce n'è un altro e poi comunque si ricrea un'affezione, così come succede col cinema. Un buon successo, un, un libro di cui se ne parla. Eh, è un po' di tempo che mi pare che questo accade meno spesso. Eh, cultura dell'immagine, cioè, probabilmente c'è... Più fretta nel fare le cocco. Io ho come un po' una sensazione di fretta nel fare tutto. E quello che diceva Simone: cioè romanzi che sono scritti già pensando da parte dello scrittore al fatto che diventerà un film inevitabilmente, e poi invece non lo diventano. Eh sì. Eh, e magari è proprio per quello. È proprio perché sono già scritti, con, con l'idea, insomma, di, 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 di sperare che qualcuno ne faccia un film, che poi alla fine però come posso dire non riescono a stimolare l'immaginazione. Io credo che un romanzo possa stimolare l'immaginazione di un regista perché da quello si faccia un'altra cosa. Sì, certo. Ieri su questo palcoscenico si parlava sul rapporto di eh, grandi libri e grandi film, raramente eh, le due cose vanno insieme. Abbiamo citato come eccezione il gatto pardo, ovviamente ce n'è qualcun altro, ma insomma... Lolita, ma c'è molta. Io ho avuto modo di intervistare recentemente Martin Emis, che lo considera il peggior adattamento di tutti i tempi, per dire che non tutti sono d'accordo. Io, io, io non sono d'accordo con Emis, eh, lo considero un grande film, però eh, è già più controverso, insomma. Eh, forse invece sul gatto pardo c'è più un'unanimità, e certamente, ripeto, ne, ne possiamo trovare altri. Ma sei d'accordo sul fatto che è difficile che un grande film diventi poi anche un grande libro e che spesso i registi. Pardon? Sì, scusate, hai ragione, eh, grazie. E, 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 e spesso i registi, e gli sceneggiatori e i produttori cercano non il grande libro, ma un libro con delle potenzialità cinematografiche. Ma sì, questo eh, succede, quando, quando succede è indubbiamente un miracolo e sicuramente Il Gatto Pardo credo sia un esempio che mette tutti d'accordo. Um, forse è, è l'espressione adattamento cinematografico che, che è un po' fuorviante no? che, che si usa cosa che, cosa ad adattare, adattare vuol dire no? cioè che prendo qualcosa che di per sé non andrebbe proprio bene e lo cambio in modo che sì. poi vada bene eh, io per esempio invece credo che sono un, un fan di, lo di Lolita sia del romanzo di Nabokov che, che, del, sì. che del film eh, di Kubrick eh, ritengo che siano due, due opere meravigliose ma per motivi molto diversi, um, però credo che quel senso in qualche modo di, di, di decadenza che c'è per esempio nel, 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 nel romanzo di Nabokov sia eh, risolto meravigliosamente, non so anche la scena in cui Peter Zeller vestito da, 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 da senatore romano gioca a ping pong e quello è, è, è il modo in cui si ricrea no, la stessa tonalità emotiva che c'è nel romanzo, Rispetto al film, però vorrei spezzare una lancia a favore del termine adattamento. Non è necessariamente detto eh, dispregiativamente. Proprio il film, che, il libro che hai citato, eh, costringe all'idea di adattare. Faccio un esempio chiaro. Uh, la storia di Lolita credo la conosciate tutti. Il libro fu uno scandalo perché è una storia di pedofilia. È inutile girare intorno a, al termine. Uh, nel romanzo, Ambert, uh, um, il protagonista, che nel film diventa James Mason, si innamora di una ragazzina di 12 anni, 12 anni e lui ne ha 34. Uh, ovviamente Kubrick aveva dei problemi a uh, girare una cosa del genere. Quindi Lolita diventa una quindicenne. Eh, e James Mason non ha 34 anni ne ha credo 50 o quantomeno ne dimostra 50 eh, questo non è un adattamento perché eh, si aggiusta il libro ma perché eh, la censura, la produzione la convenzione, il pubblico non avrebbero mai accettato quello che invece Nabokov nella sua grandezza letteraria ci ha dato anche questa scena non c'è nel libro ma Simone l'ha scritta espressamente per il film ci racconti com'è andata? Ma se sì, io diciamo ho collaborato alla sceneggiatura solo, eh, diciamo, ehm, soprattutto come esperto di ginecologi. E quindi diciamo. No, vabbè, perché. Eh, mh... Nel, nel, nel romanzo anche insomma si, si parla molto di queste visite che fanno in tutti questi centri specializzati. Nel film era piaciuto introdurre la figura fra i vari tipi di ginecologo, insomma, anche la figura di questo un po' più vecchio stile, no? ginecologo eh, del papa, il ginecologo anni. del papa come si dice <ride> a, a un certo punto. Eh, e, e quindi insomma, mi è piaciuto. Insomma, è stato molto divertente scrivere que questo, questo personaggio ehm, che ora non si vede tutta la scena ma anche quando entrano questo parla solo con lui, neanche, sì. pure, pur essendo un ginecologo neanche rivolge la parola a lei, parla solo con quello che dice è il marito, in realtà non sono sposati no? Nel, e continua a dire la signora, la sua signora e lei si arrabbia sempre di più, dice ma non siamo sposati. Eh. Eh, quindi sì, insomma diciamo, il mio contributo alla sceneggiatura è un po', eh, sono un po' tratteggiare queste figure di vari eh, ginecologi. Cecilia, eh, sarà un caso, ma anche il film di oggi, che vede come protagonista Luca Marinelli, verrà peraltro dopo domani per la prima, che è un attore non solo molto bravo, ma anche... Eh, che sta eh, interpretando alcuni dei film più significativi di, di, di questi ultimi anni l'abbiamo visto nella solitudine dei nomi primi di Saverio Costanza come protagonista ha un ruolo importante nella grande bellezza di Paolo Sorrentino insomma, e tanti altri però detto questo eh, sono due film con l'eccezione ovviamente di Luca Marinelli che non, sono, eh, che non hanno un cast con nomi eh, estremamente riconoscibili quello di ieri addirittura con un cast dire, di attori semi sconosciuti. Non per questo, non bravissimi. Ecco, sta cambiando qualcosa. Un tempo era quasi impensabile proporre un cinema senza la star, l'attore o l'attrice di nome. Eh, no, non sta cambiando perché secondo me ci vuole un grande rispetto per il regista e per le scelte della regia. Eh, e quindi eh, benvengano gli attori che loro scelgono, non ci vogliono imposizioni da botteghino perché non ci sono ricette. Sicuramente c'è eh, il fatto che, non avendo nomi di spicco o di grido, ma che in Italia esistono, durano una stagione o due al massimo, se non sono comici, eh, non avranno una vita fortunata al botteghino, una vita che meriterebbe eh, la loro qualità. Eh, sia il film di Virzì che il film di Mereu di cui abbiamo parlato ieri eh, per la qualità del, per la natura, per la qualità del film, è un film che sono un film che avrebbero dovuto avere molto molto più pubblico però diciamo che ormai il prodotto audiovisivo non si esaurisce più con la sala cioè eh, la possibilità di vederlo online sì, cioè qual la è la percentuale del botteghino attuale più o meno que negli cioè abbiamo lo studio l'ufficio studio Anica <ride> qual è più o meno la percentuale sì. quindi meno di un terzo dell'incasso globale ho capito bene di un film è quello che si fa al botteghino no 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 Due quinti, e eh beh, più o meno siamo lì, però, siamo lì. quindi il restante, i tre quinti sono in, soldi, incassi, denaro che proviene da dove? Da ma ormai non ci sono più i DVD, no, eh, le televisioni. C'è la TV, c'è la TV a pagamento, ci sono i canali tematici, eh, ci sono le vendite estere. Eh, e diciamo che il ciclo di quelli che si chiamano i diritti secondari è un ciclo molto 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 più lungo che in passato. Sì, certo. Quindi un film ha una vita più lunga e più i film sono di qualità più la loro vita è lunga. Però mi interessava l'altro dato che ci ha dato, cioè eh, un circa un, tra il 25-30%, cioè tra un quarto e un terzo circa, del mercato eh, globale italiano è conquistato da un prodotto italiano, è così? E mi viene da pensare che il restante eh, tre quarti o quanti sono è quasi totalmente americano, ovviamente ci saranno pure film francesi, spagnoli, eccetera. Però, Però si è, è ristretto un fatto fatto. perché un tempo era più, più alto la percentuale italiana, è Beh, è variabile. La e, e c'erano dei film, immagino, particolarmente. Sì, ha detto la signora, ripeto sì, per la traduzione, ha detto che l'anno d'oro per il cinema italiano è stato tre anni fa, il 2010, la quota di mercato, grazie per il cinema italiano, era il 36%, però comunque non enormemente più alta di quella di adesso, se siamo intorno al 30% adesso. Probabilmente legata al successo di un film o due che quell'anno fecero tanti soldi, era non... eh, il fenomeno che è Cozzalone di tre anni fa. Ah sì, sì. grazie. Sì. Sono cifre ufficiali autorevoli, la dottoressa Medolaghi è per l'anica qui con noi, la ringrazio. Eh, vorrei sapere se ci sono domande dal, dal pubblico, altrimenti concludiamo con un paio di domande che faccio io. Prego. Ieri che oggi abbiamo parlato di e Io poi ripeterò per l'interprete. E di adattamento, posso parlare No, no, ma non so se ci sente lì per questo. La signora lamenta l'uso del termine tradimento e adattamento, e suggerisce quello di interpretazione. Interpretazione. Ai sono totalmente d'accordo. <ride> <ride> Ma eh, credo sia evidente, sia stato sia ieri, evidente che ho. No, il tradimento l'ho utilizzato, l'ho utilizzato io, credo anche Cecilia. Ma non c'era minimamente lo, eh, uno spirito denigratorio, oh, assolutamente. Anzi, lo auspicavamo in qualche modo il tradimento per salvare, l'abbiamo ripetuto più volte: lo spirito, eh, l'anima se si può dire, dei film stessi. Grazie comunque per il chiarimento e la domanda. Un tradimento è... non un tradimento, <ride> diciamo. <ride> La signora giustamente dice che non ha una connotazione molto positiva, insomma il termine tradimento, ma eh, è un equivoco lessicale, voglio dire, nessuno dava questo connotato. Ci sono altre domande? Allora voglio chiedere a Simone Lenzi, eh, come è intervenuto invece sulle scelte di cast, e se eh, vedere Luca Marinelli come il protagonista o le altre scelte che sono state fatte non solo eh, lo ha visto in qualche modo partecipe, ma come ha reagito quando ha visto i suoi personaggi diventare. Questi sullo schermo appunto degli attori bravi e abbastanza celebri. Mm, ma e, dunque, sono mm, intervenuto parzialmente sul, sulla scelta della protagonista che è Tony. Ehm, e questa è davvero una di quelle storie che sembrano inventate dall'ufficio stampa, però è, è proprio la verità. Paolo, nella, insomma, nella ricostruzione del personaggio, Virginia, nella ricostruzione del personaggio femminile, eh, voleva appunto questa figura di, di cantante, che, cantante siciliana che magari era venuta scappata un po' insomma, da, dalla famiglia d'origine e aveva cercato fortuna a Roma, eccetera, eccetera. Insomma, allora, quindi, alla fine, abbiamo cercato su Google cantante siciliana Roma. Allora, cercando su Google cantante siciliana Roma, ma vi giuro è davvero la verità, eh, sono venute fuori insomma, una quindicina di, 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 di opzioni, Paolo le ha guardate tutte, abbiamo, abbiamo, ero insieme a lui quando abbiamo, è venuta fuori questa Tony l'abbiamo sentita cantare e secondo me è una voce straordinaria di grande espressività veramente insolita anche per il, diciamo, il, il, il modo tipico insomma, i, eh, italiano insomma, si sente, lei potrebbe essere davvero PJ Harvey o, o chissà chi insomma. E, e, e quindi ce io e, e poi Paolo Virziccio ce ne siamo innamorati immediatamente e, e lei è stata subito immediatamente la la, la protagonista. Mm, lei è molto dotata di natura, secondo me, come attrice, e poi ha incontrato Paolo Virzì che farebbe recitare bene chiunque. Cioè, quindi... Condivido è veramente un magnifico direttore di attori. C'è un'altra domanda. La domanda credo la ripeto sì. perché credo eh, la sì. domanda è, è l'attrice è una cantante e se all'inizio si pensava che cantasse in inglese. Sì, sì, lei ha sempre cantato ha sempre cantato in inglese e credo anche perché poi in realtà lei è una siculo polacca, ha cioè una, una, una strana o, origine e credo che continuerà a scrivere e cantare in inglese, sì. Ci sono altre domande? Allora, credo sia arrivato il, tempo, il momento di salutarci, fra una mezz'oretta c'è il nuovo film che stasera è l'educazione siberiana per la regia di Gabriele Salvatores, vi aspetto, ringrazio Simone Lenzi, ringrazio ancora una volta Grazie. Cecilia Valmarana e ci vediamo più tardi.